Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926, Napoli-Roma 0-4, un incredibile Napoli, perché incredibile, è mio figlio, non vi preoccupate, perché incredibile, perché ne fa 4 alla Roma in modo, diciamo così, clamoroso, perché voglio, tutto mi aspettavo, ma non un risultato così netto, forte, incisivo del Napoli, dopo la brutta prestazione in campionato contro il Milan. Sì, poi ha giocato con Rijeka, però lo sappiamo, il Rijeka non è la Roma. E quindi che cosa dire? Il Napoli sembra aver trovato la sua quadra in campo con Zielinski finalmente dietro la punta e è tutto un altro Napoli. Fabian Ruiz, stasera Fabian Ruiz ha sbagliato giusto solo i primi 5 minuti, poi ha giocato veramente veramente bene. Ha sbagliato i primi 5 minuti, ha fatto due errori i primi 5 minuti, mi ha fatto bestemmiare subito i primi 5 minuti, poi si è ripreso, via di qua, via dicendo, si è ripreso subito. Poi iniziamo a parlare un po' dei gol di questo Napoli, perché io ho fatto 4 gol al bacio. Al 31esimo lo segna Insigne, il primo gol su punizione, una punizione veramente tirata veramente veramente bene dal limite dell'area di rigore, la insacca Mirante, voglio là non potevo fare niente, chi mi viene a dire che Mirante lì ha fatto la papera non capisce un cazzo di calcio. Al 65esimo Fabian Ruiz, un altro bellissimo gol. Perché bellissimo gol? Fuori al limite dell'area di rigore. Il difensore della Roma, ora non so se è Spinazzola o Cristante, ora non mi ricordo chi era, apre un pochino le gambe, lui la piazza praticamente, la fa passare fra le gambe e il palo del portiere. Mirante stava andando sulla destra, la palla l'ha piazzata sulla sinistra, Fabian Ruiz ha fatto un grandissimo gol, non c'è nulla da dirgli. Poi Mertens all'81esimo, azione confusa, tira, se non sbaglio ha tirato Elmas, se non erro, brutta respinta, qui veramente è papera del portiere, è una respinta bruttissima di Elmas. Mertens da punta, prima punta, era lì e l'ha buttata in rete. Arriviamo all'ultimo gol, al quarto gol del Napoli, all'86esimo minuto, Politano, carambola in mezzo alle gambe, non si è capito bene, comunque la riprende Politano. E si invola verso la porta, ne scarta 3 con un tocco e basta, ne scarta 3 addirittura, poi scarta anche Mirante. Come detto, tutto sommato, il Napoli ha giocato veramente bene, lascia ben sperare per il futuro questa voglia di giocare del Napoli così, così tutti uniti, e questo deve far pensare che il Napoli si sta risollevando, tutto. La vera nota positiva questa sera è stata la maglia del Napoli, voglio. Io penso che l'acquisterò per Natale, sempre se esce sullo store Amazon, perché non sappiamo se lo faranno uscire nell'edizione limitata, come una limited edition special Maradona, oppure sarà una maglia come questa che la troverai anche ora su Amazon, addirittura col Black Friday è arrivata a 59 euro, se non erro. Quindi iscriviti al canale, Diego, vieni qua, cosa devi dire? Come? Forza! Napoli!